diciamo, zona molto fertile per la fotografia e in quel periodo ancora più fertile, commissionò a 5 fotografi che erano Mario Cresci, Vincenzo Castella, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico e Luigi Ghirri, che fungeva anche un po' da coordinatore e curatore, non so, correggimi se sbaglio, ma sì. Un lavoro che si chiama Notte D, che era sulla festa dell'unità di Reggio Emilia a Campovolo nel 1983. Un lavoro non così conosciuto, ma assolutamente bellissimo, anche molto bello nel rapporto tra parole e immagini. Le didascalie venivano prese dai titoli di giornali di quei giorni ed erano assolutamente dadaiste, alcune parlavano di, non so, cose che non c'entravano niente con la fotografia, ma poi messe insieme. Tra l'altro i due libri furono editi, come si chiama, Il quadrante dal, sì, quadrante di Novara, di, dove era, di? Novara, direi. Sì, 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 una provincia del Piemonte, Vercelli forse. Novara. E stranamente uscì prima il libro Notte D e poi il libro Viaggio in Italia. Quindi iniziamo subito con Viaggio in Italia. Queste sono le foto di tutto quel lavoro grandissimo e ormai famosissimo, cioè da molto molto famoso. Lo rimettemmo con Bartolomeo Pietromarchi nel Padiglione Italia del 2013 alla Biennale di Venezia, e a cui Olivo forse era il più giovane, non lo so, però... Beh, ero tra i più giovani, c'era, sì, qualcuno più giovane di me, okay, però poi... Molti sono un po' spariti, no, come autori di quegli anni. Sì. Vado in sequenza un pochettino a vedere. Ecco. Questo era poi era la copertina anche del tuo libro, questa foto? Quando il libro, quello che uscì su Illuminazioni Artificiali? No, questa non l'ho mai usata come copertina. Ah, okay, ok. C'è una storia però su quella foto a livello di copertina. Quando feci la mostra nel 1982... Questo è Lugo? È Lugo, sì. Feci una mostra nel 1982 che conteneva praticamente tutte le immagini di Viaggio in Italia, perché Viaggio in Italia non era una commissione, no? era quello che i fotografi stavano realizzando in quegli anni e messo insieme appunto dalla regia di Luigi Ghirri. E Luigi mi chiese: come mai non usi questa immagine per la copertina? E allora si facevano i manifesti 70-100, no? Io dissi no, perché è un'immagine... metafisica, infatti ero partito così dalle suggestioni dell'opera di De Chirico, no? E cercavo appunto di capire se questi soggetti, queste piazze esistessero veramente o fossero solo un'immaginazione. Però dissi con Luigi: non la voglio mettere in copertina, non voglio fare il manifesto con queste immagini perché non voglio essere identificato, parliamo degli anni Ottanta, come un autore metafisico, perché la fotografia è metafisica. Non esiste un filone di fotografia metafisica, la fotografia è metafisica e surrealista, no? Già di sua natura. No? E ho sempre detestato quelli che facevano i fotografi o surrealisti o metafisici perché non si erano resi conto dello strumento che stavano adoperando. No? Questo è un po' l'appetit histoire di quell'immagine lì. In Illuminazioni Artificiali c'è in copertina la foto di Roma, quel personaggio di spalle che guarda il Colosseo. Esatto, sì. Sonia Borsato è qui con noi e lavora a Sassari, insegna la carriera delle belle arti. È una, diciamo, delle persone che lavora criticamente sulla fotografia in Sardegna. Ci siamo incrociati più di una volta, mai collaborato direttamente. Viene anche da una parte d'esperienza fatta a Villanova Monteleone e ha un suo festival ad Alghero, no? E interagiamo con Olivo in qualsiasi... Allora, mi intrometto... No, non ti intrometti. Allora, vabbè, innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare Marco, ringraziare Photo Solstice che crea sempre queste interazioni fertili, permette alle persone di rincontrarsi, incontrarsi. Ringrazio ovviamente la Fondazione e l'ISRE che ci accoglie in questi spazi suggestivi. E a proposito di questo lavoro, la cosa bellissima è che prima ci siamo incontrati brevemente con col signor Barbieri e lui mi ha dato carta libera di porgli tutte le domande, quelli che sono un po' gli interrogativi personali da feticista della fotografia.
Dunque coglierò questa occasione. Come giustamente diceva prima Marco, in viaggio in Italia lei è stato tra i più giovani, aveva solo 30 anni, ma non solo, lei è l'unico che ha attuato, che ha presentato dei notturni in quella... In quell'occasione. Nelle sue interviste lei coglie sempre l'occasione per fare una sorta di costante dichiarazione d'amore nei confronti della storia dell'arte. C'è sempre un rimando, come giustamente prima diceva Marco, c'è quasi un singolare tensione con la metafisica. In un'occasione ha dichiarato che la metafisica nasce a soli 70 chilometri da Carpi, dove lei è nato, dunque c'era quasi la voglia di andare a sfidarli, a vedere se veramente è stata un'invenzione di De Chirico o si poteva andare a vedere se era una cosa che si poteva ricreare. E in un'altra occasione lei dice che spesso, passeggiando in bicicletta, passa davanti alla casa natia di Correggio. E questo... mi ha fatto venire in mente che una delle opere più famose del Correggio del 1520, se non sbaglio, una delle Natività, La Notte, se non sbaglio, è una delle Natività più famose perché è rappresentata al tramonto. Rappresenta una delle illuminazioni più straordinarie della storia dell'arte, perché non c'è un fuoco, non ci sono delle fiaccole, non ci sono delle lampade, ma in qualche modo la luce è una luce particolare perché viene solo dalla maternità, cioè dal bambino e da Maria. E la lettura di questa luce può essere di varia natura, può essere appunto metafisica, spirituale, sovrannaturale, un po' quel genere di luce che lei ha cercato in tutta la sua carriera. Una luce che non è mai naturale, ma sempre alterata, una luce ovviamente artificiale, perché è come se la luce che lei ha utilizzato, che è andato a cercare, è sempre una luce che deve avere uno squarcio, una visione alternativa nei confronti della realtà. E lei inizia a fare questa visione già negli anni Ottanta, come se dovesse essere uno squarcio su quell'Italia degli anni Ottanta, così opulenta, così un po' l'Italia del drive-in in qualche modo. È una scelta politica, antropologica, molto forte. Allora, prima di tutto mi scuso che non ho fatto quello che hanno fatto loro due, che sono molto più intelligenti e più educati di me. Io non ho ringraziato nessuno. Ma lei è l'ospite. Mi scuso, no, è una cosa che dimentico sempre di fare, probabilmente nasce da prestazioni da palco, no? Comunque no, voglio ringraziare tutti e sono assolutamente felice di essere qui per questo progetto, particolarmente anche perché se non voglio raccontare, è il secondo tentativo, no? E finalmente ce l'ho fatta. Poi conosco veramente una Sardegna straordinaria perché sono assolutamente affascinato da questi paesi, io ho una passione per gli alberi, no? E qui proprio mi trovo in un universo che mi prende veramente anche da un punto di vista così emotivo. No, ecco, la domanda è veramente complicata, però coglie molto quello che io ho cercato in tanti anni, no? di costruire. Allora, la luce... Allora, io non credo che, adesso non piglierete, sono una persona assolutamente normale, io cerco sempre l'equilibrio. La cosa più importante per me è l'equilibrio, per poi capire in quale modo si può non essere in equilibrio. Ecco. Io questo lo premetto perché sto per dire una cosa che può sembrare anche un po' stupida. Io credo che la realtà non esista, che quello che abbiamo intorno sia soltanto una capacità che abbiamo, ed è assolutamente individuale e non è condivisibile, è molto poco condivisibile. Noi abbiamo degli strumenti percettivi e il motivo per cui, appunto per scalfire minimamente quella che è l'immagine di quello che noi chiamiamo reale. Uno dei grandi errori che fanno i fotografi e tutti coloro che si occupano di immagine è che parlano di reale. Il reale non ha nulla a che vedere, per quanto mi riguarda, con le immagini, e le immagini non hanno nulla a che vedere con... A me interessano le immagini che non sono assolutamente nominalistiche. Infatti non amo molto i fotografi che fotografano mille volte lo stesso tipo di soggetto, perché poi alla fine diventa importante il soggetto, mentre io mi occupo estremamente di immagini, di rappresentazione. E l'illuminazione per me è sempre stato
come è stato prima, così, la mia folgorazione per la macchina fotografica, uno strumento meccanico. Quello che mi ha affascinato a me dall'inizio era che esisteva uno strumento meccanico ed era il più forbito in quegli anni, che permetteva di riprodurre l'immagine della realtà senza però avere necessità di avere capacità manuali. E che cosa lo faceva? Lo faceva attraverso la luce. E la cosa appunto che mi ha sempre così appassionato era scoprire effettivamente se la luce poi poteva essere un altro meccanismo percettivo, cioè, però rimanendo sempre in un assoluto mistero e in un'assoluta non mia necessità di considerare le immagini come riproduzione di qualcosa che avesse minimamente a che fare con il reale. Io credo assolutamente che le immagini siano una cosa e la realtà sia un'altra, e che la fotografia non abbia niente a che vedere con il reale. A me, la fotografia mi interessa fino a quando non è reportage, non è documentazione, non è racconto. Per me le fotografie devono essere, per essere buone, avere la stessa qualità di un'immagine astratta, non devono essere assolutamente descrittive in modo singolare. Credo che questo qui sia veramente l'unico modo assolutamente politico di servirsi delle immagini, perché quando non si ha un piano prestabilito di progetto rappresentativo, non si ha una tesi, un tema, nulla, e si parla soltanto di capacità di percepire, di capire attraverso la visione, attraverso le immagini, attraverso degli strumenti percettivi cosa siamo, che ruolo abbiamo, che rapporti possiamo avere con gli altri, con questo mi sembra che sia la cosa più politica in assoluto, perché riguarda tutto e tutti, è importantissimo per tutte le razze e per tutti i generi, ecco. Mentre adesso in questi ultimi anni si sta enfatizzando moltissimo appunto su dei meccanismi percettivi che sono legati solo a una categoria, a una razza, a una categoria sociale, so che anche la parola razza non si può neanche più dire. Ecco, io ho sempre visto l'immagine come la capacità percettiva da condividere con gli altri, come la grande possibilità di capire molto di più dell'umanità, senza però dovere assolutamente entrare in meccanismi così di divisione, di classificazione. Ecco, questo che mi ha sempre affascinato. L'ho visto semplicemente come uno strumento potentissimo percettivo, ecco, di percezione. Non so se ho risposto. E io sono andato a Dresda per vedere quel quadro, quel quadro del Correggio. A me manca questo incontro col Correggio. Vado un attimo avanti per riprendere un'altra cosa su cui ho scorso tre immagini di Olivo. Tra l'altro questa fa parte di un libro che abbiamo fatto insieme, che si chiama Face in the Camera, che è un libro su un tentativo di storia molto aperto e sicuramente ancora in divenire, su quella che è la fotografia di ritratto in Italia, e tutto il limite era quel limite, insomma, una regola era quella di cui parlava anche Alessandro quando parlava delle immagini dell'Arbus, cioè che le persone dovessero guardare in camera. E questo era un lavoro che Olivo faceva nei bar e che è stato pubblicato appunto in Face in the Camera, era forse il suo primo lavoro di ritratto, che è nella mostra adesso a Brescia, che si è chiusa, no? Quella mostra lì da qualche tempo. Early Works. Quella. Sì, sì, no, era Bergamo. Sì, sì, Bergamo, sì. Ok. Ma tu hai poi riaffrontato successivamente con i partigiani, era la seconda serie dei, sì, dei ritratti, e c'era il problema della bandiera come rappresentazione dello sfondo. E del maschile e del femminile. Okay. Che diventava. Due parole quindi sull'idea di ritratto, poi cambiamo radicalmente di nuovo soggetto, e tra l'altro una delle cose che mi interessa sempre molto di Olivo è l'affrontare diverse cose nel corso del suo percorso e non fossilizzarsi come molti altri fotografi. Io condivido tutto quello che tu hai detto alla risposta di Sonia, e quindi due parole sul ritratto e poi ritorniamo ai tuoi lavori, e fra poco vedremo anche il lavoro sulla Cina. Allora, il ritratto è stato un po' un problema che mi ha accompagnato per 50 anni probabilmente. Io credo che vi racconto una storia così banale che può sembrare inutile, ma la prima volta che ho visto un fotografo è stato in prima elementare,
quando io ero fatto l'elementare, la prima elementare in una scuola di suore, no? Dove ad un certo punto ero di quella generazione che aveva il grembiule nero, il fiocco, e l'inchiostro e il pennino, no? C'era, sembra 1800 però, sembra un film di Buñuel più che altro. E vestitevi bene, fiocco a posto, tutto quanto, che domani viene il fotografo. Io vivevo con una mamma lavoratrice che gliel'ho detto, però secondo me non ma neanche, non se ne, e io meno di lei, no? La mattina sono andato a scuola, il fiocco era un disastro, e il grembiule era stropicciato. Io non ero, pur chiamandomi barbiere, andato dal barbiere, avevo il ciuffo dritto. E ad un certo punto arriva la suora e mi dice: fai una costruzione, mi dà quattro legnetti lì. E io non capivo che cosa stesse succedendo. E alla fine arrivo, non hai fatto la costruzione, due sberloni, e la fece lei. Poi arrivò il fotografo, mi si mise davanti e mi disse: ridi. Cioè, e alla fine mi sono sforzato e ho pensato: ma è possibile che ci fosse un uomo, che ci sia un uomo così cattivo e così stupido da fare un mestiere così, voglio dire, da ridurre un povero bambino lì che ridi e piangi uno sberlone, no? E da lì ho sempre avuto un rapporto abbastanza così faticoso e difficile col ritratto. Anch'io appunto ho amato moltissimo il lavoro di Diane Arbus, però già mi ponevo delle domande terribili come ci si pone adesso, no? Adesso sono tutti fotografi di ritratto, soprattutto quelli di street photography, che sono un po' in crisi, perché ormai c'è tutto il problema dell'autorizzazione, del fatto che sia lecito rappresentare qualcuno a sua insaputa, però se tu lo fai a sua saputa hai sempre delle immagini stereotipate delle persone che si mettono in po', insomma. C'è stata addirittura anche una grossa mostra a New York, questa qui organizzata da Paul Graham, no? Dove appunto ci si interroga su questo problema. Ecco, io quelle difficoltà lì ce le avevo già un po' in quegli anni lì, però fondamentalmente, ecco, perché un'altra cosa che è veramente complicata con la fotografia è che in queste immagini ci sono delle persone, no? Sono non realizzate. Ne ho realizzate molte di fotografie di persone, però non le ho mai presentate. Ecco, a me interessavano i luoghi di socializzazione, mi interessavano meno le persone. Io ho realizzato un progetto sulle cascate, dove viene considerato il soggetto cascata. A me non interessavano le cascate, ma mi interessava la forma dell'acqua. Ecco, molte volte apparentemente la fotografia ci depista come ci depista poi la realtà. Il fatto di credere di vedere una cosa e di capire che l'interesse di quello che vediamo corrisponde alla cosa stessa molte volte è ingannevole. Insomma, per farvela breve, mi è capitato appunto di realizzare un progetto che mi è piaciuto molto, perché ad esempio c'è stato la città di Reggio Emilia, mi aveva chiesto un progetto, se non mi ricordo più in quale contesto fosse, però quegli anni lì erano i 50 anni dell'Ampi, e io dissi: allora voglio fotografare la sala di Tricolore. A Reggio c'è la sala del Tricolore, dove è stato praticamente inventato, no? La nostra bandiera. Solo che in quel periodo lì era in restauro, erano i 50 anni, voglio fotografare i partigiani. E la cosa commovente è che questi qua che erano rimasti, erano tutti molto anziani, e la cosa che mi ha divertito, però in quel caso lì era molto facile, perché voglio dire, erano ritratti, loro erano assolutamente consapevoli, non c'era nessun problema di travisamento del loro desiderio di apparire. Però pur essendo molto anziani erano molto orgogliosi di questo loro ruolo, perciò è stata una cosa anche molto, molto, molto piacevole e molto tenera. E la cosa divertente è che erano sia uomini che donne. Allora ho deciso di mettere, mi sembra, le donne col verde come sfondo, ritornando al tricolore, gli uomini col rosso. E poi li ho fotografati col flash e senza flash, dove avevi appunto questo slittamento dei colori. Ho fatto una specie di quadreria dove li mettevo tutti assieme. Ecco. Quella è stata un'esperienza molto bella, molto positiva dal mio punto di vista, perché era, come si diceva prima, era una collaborazione, no? Era quasi una... C'era una scenografia, una teatralità, appunto. Ecco, mi trovo molto più in difficoltà in altre situazioni, ecco. Perché mi sembra sempre di brutalizzare un po' che mi trovo di fronte, no? Nel 1982 ho fatto un progetto per Alfabeta che mi aveva chiesto di fotografare i giovani rocchettari di Modena, no? E il progetto si chiamava... c'era un testo di Antonio Porta, cioè era una cosa molto così interessante da un punto di vista.
No, come si chiamava l'art director che è morto, che era famosissimo, adesso mi sfugge il nome. Io realizzai questo progetto, lo pubblicarono e l'anno prossimo sono i 40 anni, no, di questa cosa qua, no? E avevo pensato così vagamente di fare un libro e una mostra. E ho trovato l'editore, ho trovato lo spazio per esporre, ho contattato le persone che erano... È uscito una cosa terribile, uno non voleva essere con l'altro, uno non voleva... Cioè, alla fine ho deciso di non fare né il libro e neanche la mostra. Questo è il mio rapporto con i ritratti. Io pensavo che fosse un grandissimo momento di felicità di queste persone che si vedevano 40 anni dopo, che avevano praticamente convissuto un territorio, delle esperienze e tutto quanto, e mi sono reso conto che usciva un marasma. Ecco, io non voglio avere a che fare assolutamente con... non voglio intromettermi assolutamente, ecco, nella vita degli altri in quel modo. Io ho deciso proprio di non farlo. Ecco, questo è un po' il racconto. Ecco, in quegli anni fotografavo i cinema, i bar, che erano gli ultimi luoghi di socializzazione, nella misura in cui erano gli unici luoghi di socializzazione. Poi è partito appunto drive-in e tutto il resto e il mondo è cambiato. Vuoi dire, sì. Questo è il progetto di cui parlavo prima, appunto, l'unica commissione fatta dal Partito Comunista a un gruppo di fotografi, che già all'epoca erano molto interessanti, e quei cinque di cui parlavo prima, e questo è il lavoro di Olivo. Avevo, al di là del lavoro, nel momento in cui Marco ha citato una mostra, Early Works, mi è venuto in mente che una cosa che ho notato è che in moltissime, facendo una specie di statistica delle interviste, la cosa che ho notato è che sempre con molta eleganza, con molta pacatezza, la maggior parte delle sue interviste sono interviste in cui lei si ritrova a spiegare cosa non è. Cioè, non a rispondere a domande creative, a raccontare il lavoro, ma a mettere il punto su cosa lei non è e cosa non è la fotografia. Cioè, spessissimo si ritrova a dire non sono un fotografo di paesaggio. O ad esempio, sull'ultima retrospettiva al Maxi, a specificare ad esempio che la mostra non si intitola Fotografie ma Immagini, dunque per spiegare agli intervistatori qual è la sua vera visione sulla produzione visiva, addirittura in più di un caso a rivelare all'interlocutore che non è la sua prima retrospettiva, perché ce n'è già stata una in Germania negli anni 90 e se non sbaglio una in Svizzera negli anni 2000. Dunque alla fine viene da chiedersi se non ci sia un gap italiano, squisitamente italiano, dal punto di vista non solo curatoriale ma proprio culturale nei confronti della fotografia, come se ancora avessimo... se ancora ci fosse un tentativo di inscatolare la fotografia in una specie di scatoletta, come se avessimo paura di lasciarla libera, contaminazioni, sperimentazioni, e dunque avessimo bisogno di prendere la fotografia e i fotografi e dire tu fai quello, tu sei quello, e dunque questa apertura che lei concede, dire io faccio immagini, fosse quasi temuta anche dai curatori stessi. Ma è un problema rilevante. La fotografia non esiste, come non è stata accettata, non è mai stata voluta, è ancora respinta. E il vero motivo per cui tutto questo è accaduto è perché non è mai stata studiata, cioè seriamente, a livelli molto seri, normalmente seri, non è mai stata studiata. I curatori d'arte, anche quelli più bravi, non conoscono la storia della fotografia. Non conoscono la storia delle immagini meccaniche, e noi continuiamo a parlare di immagini meccaniche che ci stanno sovrastando, che adesso sono diventate digitali, ma non le abbiamo studiate, non le conosciamo, non abbiamo parametri. Le storie della fotografia sono scritte da dei fotoamatori, cioè nel senso buono, erano persone che amavano moltissimo la fotografia, ma non le inserivano in un contesto vero. Sono esistite delle storie sociali della fotografia, libri come quello di Roland Barthes, di Susan Sontag, sono degli errori, sono dei libri fantastici, interessantissimi, ma sono libri sulla morte, non sono libri sulle immagini e sulla fotografia. Sono esattamente il contrario di quello.
e vengono studiati nelle università. Cioè, ci ho fatto anch'io un esame con Paolo Monti a mio tempo, e i testi erano quelli, sono Giselle Front, sono cose illuminanti, ma per capire quello che è la veicolazione delle immagini nella cultura di massa di quegli anni là. Adesso anche questi studi qua sono stati sorpassati appunto dalle nuove tecnologie. Però alla fine io non ho, studiando Roland Barthes, Susan Sontag, dice, boh, secondo loro io cosa dovrei fare? Non l'ho capito quello che avrei dovuto fare. E mi sono reso conto che c'erano altre strade, che erano più legate a quello che era la storia dell'arte antica e anche presente, contemporanea, anche presente e probabilmente anche futura, solo che mi sono inserito, mi sono incuneato in una situazione dove ero invisibile al mondo della fotografia, che purtroppo definisco foto amatoriale, ma senza nessun disprezzo, perché se c'è qualcuno che ama, io mi sveglio la mattina che penso alla fotografia e dormo la sera, mi addormento la sera pensando alla fotografia, non è che, però insomma, voglio dire, a livelli scientifici non è stata scritta ancora in modo abbastanza, è un freddo sto balbetto un po', abbastanza accurata, no? Ecco, il problema fondamentale è quello lì. Allora mi trovo abbastanza incomprensibile per il mondo della fotografia tradizionale, tra virgolette, e allo stesso tempo abbastanza invisibile per quello che sono, per quello che è la storia dell'arte e soprattutto agli occhi dei curatori d'arte contemporanea. Ma perché non la sanno, non la conoscono? Se la conoscessero capirebbero molto meglio quello che sto facendo. Cioè, voglio dire, io ho incontrato Germano Cent alcuni anni prima che morisse, e mi ha detto, mi piace molto il tuo lavoro, dobbiamo fare un libro insieme. Poi per vicende l'ho fatto con Aperture, un altro curatore, perché i tempi si erano accelerati, e lui mi ha detto, sì, ma il tuo lavoro mi interessa moltissimo, io di fotografia però non ne capisco niente, non ne capisco molto. Ho avuto dei rapporti anche molto generosi negli anni con Achille Bonitoliva, che è sempre stato gentilissimo con me, mi ha fatto anche fare realizzare dei progetti importanti. Però mi ha sempre detto che lui la fotografia non la conosceva, insomma, e tra virgolette, quando non la conosco non mi interessa. Però si parlano sempre di, voglio dire, è una cosa che mi ha sempre stupito, perché poi sai, dopo 30 anni che uno ti ridice la stessa cosa, ci rimane anche un po' male, no? Cioè, un po' così. No, poi ci sono stati degli errori, voglio dire, storici dell'arte che dicevano che l'arte andava studiata solo guardando delle fotografie in bianco e nero, cioè, voglio dire, Federico Zeri ha sempre sostenuto questa cosa. A me Federico Zeri mi è sempre stato simpatico, l'ho trovato divertente, intelligente, brillante, però come fai? Lo stesso Argan sosteneva questa cosa, è stato proprio un meccanismo stranissimo di... E poi, come hai detto giustamente tu, diamoci del tu perché è inutile, non è solo un gap italiano, è un gap veramente internazionale quello della fotografia. Il ritardo della fotografia, nonostante i grandi musei americani e tedeschi l'abbiano fatta diventare, però c'è sempre un meccanismo di... E poi c'è la fotografia degli artisti e la fotografia dei fotografi, anche quella è una cosa... Quando Cindy Sherman cominciò ad avere molto successo in Italia, certi galleristi dicevano, a me la fotografia non interessa, e dice, beh, come esponi Cindy Sherman? Ma quella non è fotografia, cioè, non erano fotografie quelle. Ecco, anche questo qui è un altro meccanismo così di assoluta cecità, ecco. È il trionfo della cecità, la storia della fotografia. Però voglio dire, c'è un grande spazio, soprattutto per i giovani, di cominciare a studiarla. Ecco. Devo dire che su queste cose ci ho anche giocato e mi ci sono anche divertito negli anni. Il problema è che mi divertivo solo io. Questa è la prima immagine che vediamo dei Dolmen, ed è il motivo, anche uno dei motivi per cui Olivo è qui. Nel senso, è la serie dell'85 che ci spiegherai perché ha iniziato questa serie qui, e poi è la serie che poi ha portato Olivo a rindagare sui dolmen e sicuramente, quindi, essendo anche un'ossessione un po' familiare per quanto mi riguarda della generazione prima di me, capire che cosa sono i dolmen, cioè fotografare i dolmen in Sardegna, mi sembrava particolarmente bello invitare Olivo già con un'idea che gli lasciasse tutta la libertà del caso, e rivedere a quasi 40 anni di distanza che cos'era un progetto, e poi adesso si capirà come si potranno mettere insieme, se si metteranno insieme, eccetera eccetera, e lavorare su questa. Ma idea. Allora, questa qui
mi è capitata una cosa. A me capita spessissimo, come a tutti credo, di lavorare forsennatamente su un progetto e poi di dimenticarlo. Questo qui è stato esposto, adesso è un progetto che non coinvolge soltanto Dolmen e Menhir in Francia. Qui ho preso questa parte perché era congruo, no, con quello che stiamo facendo e dicendo qua. Questo progetto l'ho sempre datato 1985 perché è l'anno in cui ho smesso di usare quello strumento lì, che era una fotocamera 20x25 erano le misure del negativo. Ho smesso di usarlo perché in quegli anni, appunto nell'85, si cominciava finalmente a poter esporre nei musei, nelle gallerie, delle immagini di grande formato. E purtroppo i laboratori italiani non erano in grado di produrre delle immagini con questi negativi di grande qualità, perché o non avevano gli ingranditori così grandi o li avevano dismessi, no? E io a un certo punto mi ero stancato di esporre delle immagini grandi così e ho accantonato questo lavoro, che sono 800 lastre. E molte volte scattavo sia in bianco e nero e a colori, perché mi interessava molto capire, perché quando ho cominciato io la fotografia d'arte era, o la fotografia artistica, era assolutamente in bianco e nero. E io ossessivamente cercavo di capire quale fosse il segreto nascosto dietro la differenza tra una fotografia in bianco e nero e a colori, perché non riuscivo a capire perché doveva essere soltanto in bianco e nero e a colori non andasse bene, no? E molte di queste lastre sono scattate appunto una in bianco e nero e una a colori. Quando nel 2013, mi sembra, ho pubblicato un libro che raccoglieva 10 anni di lavoro di fotografia aerea, anche lì io non facevo le fotografie aeree, ma cercavo di capire la forma della città. Per me il problema era quello, non era vedere, che la fotografia aerea la trovo una cosa anche un po' stupida, anche un po' banale. A me interessava scoprire quella che era la forma della città contemporanea e trasformarsi di questa forma, in che modo noi la percepiviamo. Percepiamo. E ad un certo punto il curatore scrisse un testo e mi chiese di mettere appunto fra le righe del testo un'immagine di questa serie, che io avevo un pochettino, perché era stato pubblicato un cataloghino nel 1985 con 12 immagini e sono in bianco e nero, e lui non so per quale motivo conosceva un curatore americano, Christopher Phillips, che conosceva questo catalogo, e lui mi ha messo in relazione con un mondo che avevo completamente dimenticato, cioè la forma della città e tre stele di Menhir, no? Che ci sono qua tra l'altro, no? E, ecco questa qua, quella in bianco e nero però, e niente, e lì mi resi conto effettivamente che c'era una grande continuità. Poi andando a cercare il negativo per fare la scansione, per dare questa immagine all'editore, mi sono rivisto tutto questo materiale e mi sono chiesto come mai ho fotografato in Menhir i dolmen in Francia e non li ho fotografati qua in Italia, quando in Sardegna ce ne sono così tanti. Poi casualmente, parlando con te, ti ho raccontato questa storia, la storia dell'anno scorso, che avevo fatto una mostra a Cagliari e avevo progettato appunto di risolvere questo dilemma, come mai non avevo ancora fotografato i dolmen italiani, perché appunto l'anno scorso è partito la storia del Covid, la chiusura del secondo lockdown, eccetera, eccetera, e niente, adesso la mia idea qual è? È quella di capire effettivamente se c'è una relazione. Io li vedo come degli oggetti di resistenza. A me oggi non ne ho fotografato uno che era in un parchetto pubblico, no? Cioè, per me è un miracolo che quel pezzo di pietra lì sia lì da 2.000-3.000-5.000 anni, no? Li vedo un po' come degli oggetti di resistenza e anche degli oggetti che sono stati rispettati, perché alla fine non sono stati tutti distrutti, no? E la cosa che vorrei capire io è qual è la sottile differenza tra questi qui che ci sono in Sardegna, che tra l'altro è un'isola, e quelli che ci sono nel nord della Francia, in Bretagna, che però anche lì è una specie di isola, come anche la Sardegna, come tutte le isole, è un continente, anche quello là è un pezzo di continente, che però stranamente sono quasi tutti non lontani dal mare, anche questo è un'altra cosa. Però a me quello che interessava era capire appunto quel cataloghino in bianco e nero che avevo fatto in quegli anni lì,
conteneva delle architetture, fotografie di architetture, di dolmen, menhir, brani di paesaggio. C'erano sei immagini fatte in Francia e sei immagini fatte in Italia. Ecco, lì un pochettino, in modo un pochettino più largo, cercavo di capire quali fossero le differenze, perché ho sempre visto il costruito e l'architettura un po' come la proiezione del pensiero di chi vive in quei luoghi. Ecco, di vedere che differenza ci fosse appunto tra un paese con una cultura simile, tra l'Italia e la Francia, assolutamente simili, però cercare di individuare quelle che fossero le peculiarità, quei differenti momenti di collisione, ma anche di distacco. Ecco. E quello che spero di riuscire a fare, la cosa affascinante è che quelli in Francia sono diventati super, super turistici, sono tutti recintati, sono ritornato, mi sembra, nel 2019 a rifotografarli, e praticamente sono un parco tematico, tutto il mondo ormai è un parco tematico di qualsiasi cosa, e mentre qui, ecco, c'è questa bellezza di entrare in un campo, di trovarli ancora così. Allora mi sembra di essere tornato al 1985, e questa cosa mi ha reso molto così, mi ha fatto venire ancora più voglia di andare avanti in questo progetto, con questo progetto, E poi un'altra cosa, voglio dire, un'altra forma di resistenza e di riscatto che hanno questi poveri dolmen e menhir qua in Sardegna, che devono fare la guerra con i nuraghi, che sono molto più popolari, molto più segnalati, molto più famosi. Ecco, si meritano un po' di riscatto. Prima che il freddo abbia la meglio, posso fare un'ultima domanda? Ma pure, quante no, ne perché vuoi? Vedo davvero che sta tremando, ma io devo, ho questa curiosità. No, questa è una forma di egoismo. A proposito di resistenza, io ho un innamoramento assolutamente personale per il tuo intervento a Palazzo Barberini, per il lavoro, per la collettiva, diciamo, di 12 fotografi per l'operazione Italia in attesa, dove tu hai partecipato con la Camera degli Sposi, un racconto silenzioso dove proponi una sorta di haiku, dove proponi una sorta di trittico, dove ci sono tre immagini, quasi rimanendo nel nostro contesto, quasi un ballo a tre passi, ma dove in realtà non ci sono non tre presenze, ma in realtà tre mancanze, dove ti interfacci ancora una volta con questo grande amore che è la storia dell'arte, con il Mantegna. No, allora lì, io ho vissuto malissimo il lockdown, come tutti immagino, ma li ho vissuti male, cioè, sono stato anche fortunato perché non ho avuto persone vicine a me che hanno avuto gravi problemi, però insomma al di là della mia partecipazione insomma alla tragedia nazionale. Perdonami, sono stata frettolosa io nella voglia di fare questa domanda. In realtà è una collettiva dove 12 fotografi vengono così invitati a raccontare la loro visione del lockdown, perché Italia in attesa, c'è il trattino, dunque c'è una sorta di ritratto collettivo di un paese sospeso come siamo stati tutti. Dunque un ritratto generoso ma al tempo stesso doloroso di questo momento che ha coinvolto, sconvolto tutti. Allora insomma, dicevo, l'ho vissuto molto male il lockdown perché, voglio dire, avrei potuto, perché avevo incarichi, Marco mi ha sollecitato per realizzare una fotografia di una piazza, ho detto beh, io abito a Carpi, è considerata come estensione, non so se è vero, però insomma la terza piazza più estesa d'Italia, ho detto di fotografo la piazza di Carpi, no, solo che non ne avevo proprio voglia, insomma, avendo avuto tanti anni di collaborazione insieme, non sapevo neanche come fare a dire di no. E lì mi ha detto falla col telefonino, ne ho fatta una proprio schifosa, gliel'ho mandata, dice vabbè, la tengo presente, però potresti anche fare di meglio, no? Allora, effettivamente dopo sono uscito con la macchina fotografica vera, come si suol dire, e ho realizzato un'immagine insomma un po' meglio di quella lì, no? Però non avevo assolutamente voglia non lo so, mi sentivo quasi un intruso nel paesaggio, no? Tutti chiusi e io andavo in giro a fare il fotografo, mi sembrava proprio una cosa stupida, no? E anche quando mi hanno chiesto appunto il ministero per quel progetto lì, di realizzare un progetto, una cosa così, ho detto vabbè, ho pensato così al Mantegna, perché c'è questa, la Camera degli Sposi, che si chiama anche Camera Picta, che è un nome forse più adatto a quello che io ho cercato di fare, no? È un posto fantastico perché è un, è un,
un interno che propone visivamente l'esterno. Allora c'è questa magia contemporanea, voglio dire, quasi un luogo virtuale di 500 anni fa, no? Dove hai l'interno e l'esterno, e c'è questa proprio capacità, questo desiderio di essere in un interno e di vedere quello che c'è fuori, che è sempre una cosa che mi ha affascinato e mi ha colpito. E poi in un momento come appunto quello del lockdown, dove non si poteva uscire così, insomma, senza sentirsi appunto un intruso nel paesaggio, mi è sembrato proprio l'unica cosa che si potesse rappresentare, che fosse anche utile mettere l'accento. Siamo sempre lì che ci vantiamo le nuove tecnologie, la realtà virtuale, cioè c'era già la realtà virtuale, quello è un luogo dove la realtà virtuale era stata già immaginata, era già stata previsualizzata, mi viene da dire. E niente, ho avuto la fortuna di stare un sacco di tempo in questo posto incredibile, senza nessuno, senza pubblico, senza essere disturbato, perché mi hanno fatto entrare, ho detto quando vuoi uscire telefona, perché non c'era nessuno, non c'era neanche un bar aperto, ho parcheggiato la macchina nel cortile, è stata un'esperienza molto bella, perché sono riuscito ad andare in un luogo chiuso come tutti avremmo dovuto restare, però era un luogo chiuso che però ti mostrava l'esterno, e attraverso delle immagini che sono la cosa più importante, voglio dire, per me. Un'altra cosa sulle immagini, parliamo tanto di immagini, si continua a dire che sono troppe immagini qui e là, su e giù, ma il vero motivo per cui le immagini ci attraggono così tanto, ma l'ha studiato mai qualcuno da un punto di vista così proprio anche fisiologico e filosofico? Cioè, voglio dire, si è sempre cercato di capire le immagini che cosa raccontassero, di capire perché qualcuno raccontasse quelle, ma il motivo vero per cui ci entrano direttamente. E perché certe immagini non ce le dimentichiamo più e altre invece non le vediamo come non vediamo la realtà? Cioè, viviamo continuamente, da quando nasciamo fino a quando moriamo, però di scene vere viste in diretta ce ne ricordiamo relativamente poche, e di immagini probabilmente ancora meno. Ecco, il grande mistero, credo che il grande interesse di quella che chiamiamo fotografia, credo che sia quella, no? Perché ci prende così tanto, ci cattura così tanto, e ne abbiamo sempre più bisogno, continuiamo ad averne bisogno. Ecco, questo è un po' il mistero. E la camera picta, insomma, era una risposta antica, però su dei desideri anche contemporanei. Sì, perché in questo caso tu hai focalizzato l'attenzione sui bambini, sul gioco di mani della bambina che prende la mano alla mamma, che è stata la prima cosa che ci è stata vietata di toccarci, e dunque c'è quel momento di grande tenerezza che quasi commuove in un momento in cui ci è stato vietato di socializzare, e poi lo sfondamento celeste, che era proprio la mancanza dell'esterno, dove però là in quel momento mi è quasi venuta in mente una delle primissime lezioni di estetica e semiotica al DAMS con Luciano Nanni e Umberto Eco, quando dicevano che quando noi facciamo un atto creativo, tutta la nostra biografia, che noi lo vogliamo o meno, scivola dentro. Dunque non ho potuto non pensare ai cieli di Ghirri o a cosa sono le nuvole di Pasolini, e dunque a come in quello sfondamento ci fosse tutta la sacralizzazione della nostra vita nel momento in cui la morte l'aveva resa così sacra. Circondati di morte in quel momento, l'aver finalmente reso proprio tangibile la fine era diventato così sacro, il nostro vivere in quel momento, proprio perché ne avevamo preso dolorosamente consapevolezza della fine. Il cosa sono le nuvole, come son belle di Pasolini, in quel momento è diventato proprio lampante, che fosse intenzionale o no. Beh, poi nel soffitto del Mantegna c'è un profilo fatto da una nuvola, che è ancora più interessante, aggiunge molto a quello che tu dici, no? Le immagini sono tre, c'è la prima immagine dove c'è un dito che punta e c'è un cavallo, e questa qui è l'idea, finalmente, voglio dire, quella era l'automobile contemporanea, no? Era un po' l'idea del viaggio, tu parti col cavallo e ti puoi muovere. Poi c'è una bambina che praticamente, cioè io ho isolato questa bambina dove fa un gesto di mani, dove si vedono tutte delle mani, si crea come un cerchio di mani, che era la cosa che non si poteva fare. E poi finalmente c'era la visione del cielo,
dove effettivamente è quello dove tutti poi vorremmo andare, perché tutti vorremmo scoprire che cosa c'è oltre la volta, oltre quella che chiamiamo la volta celeste, ed è il vero viaggio che si potrebbe fare adesso come una volta se ne faceva un altro con un cavallo. Ecco, un pochettino riportare anche ancora questo luogo con tre, io li chiamo dei calchi o delle estrazioni, con le immagini lì, non proprio, con tre immagini che esistevano già, che probabilmente raccontano molto di più di quello che qualsiasi autore avrebbe potuto costruire. Ecco. Poi mi sono limitato anche a tre, no? Perché non volevo neanche essere molto... Questo è successivo a Notte D, subito, l'anno successivo, l'84, non rientra in viaggio in Italia questa foto. Questo qui era il progetto della Via Emilia. Certo, sì, il progetto successivo, sì. Questo è il primo anno in cui sono andato in Cina, questo. Io te le scorro, semmai è molto meglio, sì. Perché... certo, riprendo un po' l'idea del bar sulla... vicino a casa. Però anche di nuovo qui a me interessava l'icona dell'albero, del cipresso, che è considerato un po' un simbolo di benvenuto, no? E fa proprio parte dell'iconografia cinese. In quegli anni si trovava in quasi tutti i ristoranti o ristorantini, no? c'era questo, perché ne esiste poi anche uno vero da cui è nata l'iconografia, che giusto prima del lockdown sono riuscito finalmente a fotografare. Ah, dov'è? Non mi ricordo più il nome. Credo che sia nelle Montagne Gialle. Ci sono quattro montagne sacre, credo che siano le Montagne Gialle. Comunque è tutto puntellato perché è vecchissimo. Sì, qui ritorno un po' anche appunto allo spirito di quel tipo di ricerca lì, di vedere questi luoghi di associazione. Questo è un barbiere, una parrucchiera. Bellissima, ecco. Bellissima. Beh, questo viaggio in Cina per me è stato molto importante. Questo è sempre il primo viaggio? Il primo viaggio, 1989. Ed è praticamente anche uno dei primi libri che ho pubblicato, che accompagnava una mostra. E, no, io l'ho sempre visto più come un viaggio nel tempo che nello spazio. Ecco, più, mi sembrava più di essere in una bolla temporale più che in una bolla spaziale. Ecco, un'altra cosa che ho sempre vissuto con molta insofferenza è quando si parla della fotografia come capacità di comprendere gli spazi. Io credo che il vero mistero della fotografia sia più nel tempo che contiene che nello spazio che manifesta. Quella è un'abilità che c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, insomma, voglio dire, come saper disegnare o non saper disegnare, gestire lo spazio con le fotografie mi sembra una cosa veramente di una banalità, voglio dire, di banalità, se quello deve essere il risultato finale. Anche su questo sono, anche nei ritratti mi interessa molto questa cosa, c'è uno, poi va bene, parliamo successivamente, non voglio... Questo era il lavoro per cui io e Olivo ci siamo conosciuti. Io avevo dato la prima commissione a Joseph Kudelka e cercavo una persona con cui fare il secondo lavoro e non mi andava assolutamente di, che ne so, dico una banalità, di chiederglielo a Salgado o altre cose di questo genere, non mi interessava minimamente, per cui più mi andava di chiedere a un fotografo italiano e ho chiesto a Olivo e è uscito fuori questo lavoro. Siamo stati anche molto fortunati, lì il freddo in confronto a stasera era niente, perché febbraio, giornate di tramontana, quindi luce meravigliosa ma un freddo cane, e in più l'elicottero era aperto. Io sull'elicottero dovevo salire una volta, poi è successo un incidente e ci è andato solo Olivo. E per tre giorni, di cui i primi due giorni ha fatto il lavoro delle riprese e il terzo giorno ha fatto il film. Questa è la copertina del libro. Questa è la copertina del primo libro fatto, un libro meraviglioso, anche secondo me impaginato particolarmente bene, che non si trova più. E questa immagine, che è un'immagine a cui io sono molto molto affezionato, è l'immagine che... Questa è Corsia Gonale, qui in alto.
ed è quella stradina che porta a Piazza Navona, ma questo strano buco nero è il Palazzo Altemps ed è il tendone di, diciamo, di origine rinascimentale con cui si coprivano, si copriva dall'arrivo del sole diretto una serie di opere dentro Palazzo Altemps, che nel pochi anni prima un sovrintendente, Francesco Scoppola, aveva rimesso quando lo Stato aveva riscattato quasi tutto Palazzo Altemps. Adesso mi sembra che l'abbia riscattato tutto completamente. Questo non faceva parte del primissimo lavoro, fu un lavoro successivo del 14. Questa, vabbè, fu anche l'immagine della mostra poi del Maxima, fu una delle fotografie più famose del, del lavoro di Olivo su Roma. Adesso per esempio è completamente diverso il Palazzo della Città del Lavoro, ceduto a un'azienda per incomodato sino al 2028, e ancora tutto intorno c'è una rete da cantiere abbastanza orribile. Mi ricordo che su questa foto ci fu un minimo di polemica se metterla o non metterla. Io la difesi perché, vabbè, l'obelisco con la scritta Dux, ma mi sembrava una polemica. C'è stato un collezionista cinese che l'ha comprata a una fiera in Cina. Veramente no, non la, me l'hanno chiesto proprio, l'avevano vista probabilmente. E ha detto: guarda che c'è scritto quella cosa lì. No, no, va benissimo, non fa niente. Io li ho avvertiti però, perché la perplessità ce l'avevo anch'io, però ha funzionato comunque. E questa era questa specie di, logicamente una, è forse il tetto più famoso al mondo, tra i tetti più famosi al mondo, il Pantheon di Roma, ma in questo caso con la prospettiva di Olivo e l'obiettivo shift, sembrava quasi un'astronave che arrivasse proprio al centro, anche questa. Era, c'è Piazza del Popolo? No. Ci sono, ecco. Tutte, sì. Questo è anche stato l'inizio del lavoro che poi abbiamo fatto in parte insieme con la foto di Carpi che gli feci rifare, dove chiedevo a tutte le persone in lockdown di fotografare e poi di scrivere. Per Carpi scrisse Liliana Cavani, che era la regista italiana che è di Carpi appunto, sulla loro piazza di appartenenza, la loro piazza, diciamo, che si sentivano più vicina. E però l'inizio fu con Edoardo Albinati, che in realtà abitava qui al 29 di Via Flaminia, cioè a pochi metri da qua, su questa foto di Olivo, che era l'unica foto non fatta durante il lockdown, che era per me una foto particolarmente interessante, anche perché segnava una cosa che era proprio l'ingresso nord da Roma, perché il momento era il momento in cui l'obelisco di Piazza del Popolo segnava il nord e quindi dava la direzione del corso verso sud, e questo rapporto con questa piazza era particolarmente riuscito. Ma poi Albinati ha tirato in ballo Henri Michaux, che è uno dei, senza saperlo, è uno dei miei punti di riferimento, è stata una cosa che mi ha sorpreso tantissimo in quel testo lì. Vabbè, però se lavori su queste cose qui, alla fine una serie di cose escono fuori. Cioè, non è, io non penso ci sia un caso nel fatto che poi... Quello che dicevi prima, che inconsciamente c'è tutta la propria storia. Io, esattamente. Io non pensavo esattamente, a quando l'ho fatta, esattamente. Però era un'influenza, certo, che c'era di sicuro. Certo, certo, certo. Per esempio Albinati è uno degli scrittori italiani che più conosce la fotografia. È venuto da noi due volte, una volta alla prima, cioè il primo viaggio all'Asinare, la seconda, poi alla terza edizione, alla seconda edizione di Photo Solstice, quella del 2019, e tutto il suo intervento era su cosa c'era dentro la fotografia, ma anche su cosa c'era fuori la fotografia, il rapporto tra il dentro e il fuori della fotografia. Visto che siamo in Sardegna, possiamo ricordare che in questo cimitero c'è la tomba di Joyce e Emilio Lussu, proprio all'entrata.
questo è il Corviale. Questa pure fu una foto che ebbe notevolissimo successo. Porta Furba, no? Quella ad esempio è stata una sorpresa anche per me, vedere ancora che questa... L'acquedotto. Questa striscia così, di, così antica ha resistito, no? Ecco, il mistero per cui certi oggetti resistono nel paesaggio, nelle città, ecco, una cosa che è per me particolarmente affascinante. No, questo progetto che abbiamo fatto assieme poi ha dato la stura a tutta una serie di indagini su città e ormai sono più di 50, no, le città che ho fotografato dell'elicottero. E questo è stato il primo progetto che mi ha permesso appunto di... Perché poi mi chiedevano di fare... Dopo questo mi hanno chiesto appunto di fare un progetto a Montreal e io ho mostrato appunto il film e le fotografie, non ho dovuto dare altre spiegazioni, e mentre a Marco gliene ho dovuto dare un po' di più, no? Perché non potevo immaginare cosa avrei voluto fare. Beh, allora sembrava... Non ho chiesto molto, dai. Un po' ambizioso. No, ti sei fidato, devo dire. Sì. Beh, dove... fa parte del gioco, però avevo meno argomenti, ecco, che sì. Avevo fatto una serie di immagini sulle autostrade italiane per un progetto che mi avevano chiesto, che aveva una natura insomma un po' diversa, anche perché io stavo cercando, e quelle sono quelle probabilmente che mi hanno fatto immaginare quello che avremmo potuto esattamente fare. Esattamente così, non me l'ho dimenticato, ma è esattamente questo, il progetto sulle autostrade italiane. Ecco, questo invece è il progetto che ho realizzato con Davide Quadrio. Davide, se vuoi venire qui su interagire su questo, farlo volentieri, se no dopo, come vuoi tu. Non lo vedo, Davide. Ok. Ok. No, niente, questo qui è un progetto che invece assieme a Davide abbiamo avuto la fortuna di riuscire a realizzare, perché avere un elicottero su una città cinese come Shanghai era abbastanza improbabile, infatti poi ci abbiamo riprovato e probabilmente queste immagini e il film che ho fatto, perché anche in quel caso feci un film, sono l'unico esempio appunto di racconto della forma della città di Shanghai nel 2004 realizzata da un punto di vista aereo, ecco, perché era abbastanza complicato, ecco. Poi ci abbiamo riprovato ma non c'è stato più la possibilità. Ah, è vero, ricordo con tutta quella cosa, sì. La lunghissima. Ecco, che ho messo Las Vegas perché poi, ecco, la mia idea fondamentale era di fare tre progetti su tre città. Una era Roma, appunto, perché c'era questa idea della città antica, della matrice così un po' dell'Occidente. L'altra era New York, dove c'era un po' l'idea così dell'invenzione della modernità. E un'altra era Shanghai, che era un pochettino l'esplosione della città, rappresentava l'idea dell'esplosione delle città asiatiche e di un altro modo di interpretare il vivere nella città rispetto all'Occidente europeo e americano, no? Poi per tutta una serie di vicende mi è capitato di fare prima Las Vegas e New York, poi l'ho fatta nel 2007. E con Davide appunto presentammo queste tre città in una mostra a Shanghai con i tre film e una serie di immagini. Ecco, fu anche quello un momento abbastanza interessante, ma io pensavo di fermarmi lì, no? Poi alla fine sono andato avanti e ho continuato. Ecco. Sì, però hai avuto anche la forza di fermarti, perché... c'è gente che ha iniziato prima di te a fare un progetto e continua ancora adesso a fare la stessa cosa, una noia che veramente non ne posso più. E anzi, tu anche continuando hai inserito delle altre cose. Sì, ho cambiato continuamente. Sì. Cioè, non è che sei stato con questo il problema dello shift, che poi diventava pure un po' uno... insomma, una... Ma i cicli li faccio durare una decina d'anni, no? Anche il fatto del fuoco selettivo... L'ho praticamente sfruttato per una decina d'anni, poi sono passato ad altro, ecco, ad altre cose. Anche perché era diventato estremamente di moda. Beh, sei stato stracopiato, compreso da una serie di pubblicità in un modo imbarazzante. A un certo punto arrivò la Unipol, conoscevo uno che si occupava lì della comunicazione, dice: guarda questa cosa, guarda che tecnica.
detto, allargato le braccia, ho detto vabbè. Come quando scipparono tutti, scipparono, insomma, quando ti ricordi con Gianni Scacchi di Goffri Reggio, sì, ci furono 600 pubblicità tutte. Tutto passo uno come con Gianni Scacchi. Detto un altro Colosseo. Madonna, che follia. Comunque anche a partire dalla prima immagine tu non definisci mai una fotografia di paesaggio, una tua fotografia anche, oppure qual è la relazione che può esistere su questa cosa? Ma voglio dire, la mia idea è sempre quella di ritornare un pochettino al disegno. Il disegno, tutti i progetti partono da uno schizzo, da un disegno, da uno scheletro da cui nasce un oggetto, da cui nasce una città, da cui nasce un progetto. Ecco, la mia idea è quella appunto di rintracciare visivamente quello che io chiamo la forma della città, però il mio desiderio, il mio tentativo è quello di rintracciare lo stimolo del primo schizzo, no? Della prima cosa che ha dato l'input alla creazione appunto di quello che viene poi rappresentato. Siamo arrivati anche alla fine dell'immagine. Sì, siamo arrivati alla fine dell'immagine, siamo arrivati anche a una temperatura abbastanza bassa. Io sono nato il 24 giugno, sì. Cioè, quello è un problema. Quindi ringrazierei Francesco Carta, la Fondazione Sardegna, tutte le persone dal primo all'ultimo e da quelli che collaboreranno anche soltanto domani per poche ore. E mi spiace non dare spazio alle domande, ma la chiuderei qui in questo momento. Olivo è qui qualche altro giorno, sicuramente lo incontreremo anche domani a Orani. Penso che in questo momento sia il caso di chiudere e ringrazio Olivo tantissimo e non vedo l'ora di vedere i dolmen e sono sicuro che sarà un lavoro meraviglioso. Grazie mille, grazie Sonia. Grazie. Scusate la fretta.